Domenica è sempre domenica, si sveglia la città con le campane. Buongiorno, buongiorno amici di Telemia, buona domenica da Satriano in provincia di Catanzaro. Questa domenica ovviamente si svolgerà qui questo nostro consueto appuntamento domenicale. Tra pochi minuti ci sarà la Santa Messa che sarà officiata dal parroco di questa bellissima chiesa moderna, Santa Maria della Pace, che si trova proprio qui in Contrada Laganosa di Satriano. Buongiorno, buona domenica Pino. Buongiorno, buona domenica a te e a tutti i nostri telespettatori. Satriano, siamo nel Soveratese, provincia di Catanzaro, siamo nella frazione Marina, Contrada Laganosa, e andiamo a conoscere la città, quella che è. A voi regia. Satriano è un piccolo centro del Catanzarese caratterizzato da una natura rigogliosa e da una storia molto interessante. Originariamente era denominata Cecino dal nome del fiume, l'attuale Ancinale, che all'epoca, considerando le dimensioni delle imbarcazioni di allora, era navigabile fino a un certo punto. Proprio questa caratteristica, molto preziosa per quei tempi, ha fatto sì che si avesse contezza della sua esistenza già dal momento in cui arrivarono i Greci e iniziarono a fondare le prime colonie. Le origini del nome di questo paese sono controverse, ma la denominazione Satriano, secondo fonti storiche attendibili, ovvero un documento dell'Archivio Vaticano datato VI secolo d.C., dovrebbe derivare dal periodo bizantino. La realtà di Satriano, che si trova collocata ad alcuni chilometri dal mare, ha fatto sì che nel periodo bizantino le incursioni dei saraceni non si accanissero contro di lei, che anzi risultava protetta dalla sua posizione. A dare fiducia e sicurezza alla popolazione locale anche un castello, probabilmente uno dei più grandi dell'epoca, posto come baluardo di avvistamento e difesa. Quella che oggi è conosciuta per essere una piccola realtà, in quel periodo aveva un territorio davvero molto esteso, grazie al dominio feudale che riuscì a estendere a tre grandi casali. Si tratta di Cardinale, Davoli e San Sostene, realtà formate da persone che si erano spostate nel centro di Satriano per seguire migliori condizioni di allevamento, in particolare pascoli più rigogliosi e migliori opportunità per far prosperare l'agricoltura. Grazie al castello, diverse sono state le dinastie che hanno guardato a Satriano come un'opportunità in cui far crescere il proprio potere, e proprio per questo diverse famiglie vi si sono avvicendate. L'ultima, in ordine cronologico del Regno di Napoli, ma prima vi furono gli Aragonesi, gli Angioini, gli Svevi e i Normanni, con Roberto il Guiscardo e Ruggero di Altavilla a fare da maggiori esponenti. Ai due fratelli va riconosciuto il merito di allontanare i bizantini, ragion per cui all'indomani delle battaglie e della vittoria si divise le terre. Andando ad osservare la nuova cartina geografica, si nota che gran parte della Calabria e la zona di Satriano finirono nelle mani di Ruggero, che aveva avuto modo di conoscere la località e il suo maniero anni prima, mentre si combatteva la guerra contro bizantini e saraceni. Il periodo rinascimentale fu uno dei più movimentati dal punto di vista sociale. Proprio in quegli anni Satriano vide come abitanti clero e nobiltà, un periodo rigoglioso soprattutto per la fede, dato che in quello che oggi è un piccolo comune erano presenti carmelitani, domenicani e francescani, minori riformati, quindi tre ordini religiosi e ben 12 edifici di culto. La Satriano fiorente e ricca di promesse, architettonicamente invidiata, grazie ai tanti palazzi e alle numerose chiese in cui era possibile ammirare affreschi del Mattia Preti e altre particolarità di indubbio pregio, è andata perduta nel 1783, anno in cui un terribile terremoto la devastò, inghiottendo l'antico splendore di questa realtà. Ultime testimonianze dello splendore che fu sono il frontespizio della chiesa matrice di origine greca e lo stemma artistico realizzato in marmo pregiato della famiglia Ravaschieri e che oggi è collocato all'ingresso del paese a impreziosire una fontana monumentale. La chiesa madre, intitolata Santa Maria d'Altavilla per volere del nobile Ruggero, è stata di recente restaurata e riconsegnata alla cittadinanza, con sommo piacere di tutti coloro che vivono all'estero e ritornati in visita hanno vissuto la grande emozione di rivivere i fasti e le gioie che il Duomo del paese sa sempre regalare ai suoi figli. Satriano non è solo storia, vi sono degli aspetti che caratterizzano la comunità e il posto, località suggestive che cambiano sempre e potrebbero incentivare a un turismo che prevede
da percorsi naturalistici con la riscoperta di antichi sentieri e il recupero della tradizione antica che tanto ha da insegnare alle nuove generazioni. Satriano offre oggi al visitatore scenari mozzafiato che si spostano dall'orizzonte impreziosito dal mare alla frescura della montagna. Uno dei luoghi panoramici permette di seguire l'andare ondulato e frizzante dell'Ancinale che si snoda con vivacità attraverso la valle, attraversando il verde della natura che lo circonda, fino a lasciarsi andare nel mare. L'aspetto naturalistico è uno dei più importanti per la comunità di questo piccolo paese del Catanzarese e l'autunno fa sempre magia in montagna, così succede che quella che un tempo è stata la preziosa Nivera o Nivera, oggi sia un posto incantato grazie al silenzio e alla bellezza dei colori che lì si possono respirare. Una recente manifestazione ha portato alla ribalta cardinale quello che è stato uno dei tre feudi su cui Satriano ha dominato con l'iniziativa Nocciola d'Oro, un modo per mettere in evidenza il buono, oltre che il bello e il salutare che la montagna di questa realtà possono offrire. Proprio in questa occasione è stata organizzata e bandita una gara dolcissima di pasticceria, infatti, in cui ci si è misurati con la bontà, la valorizzazione e la tutela della nocciola calabrese. Da visitare poi il mulino, una testimonianza in pietra di usi e abitudini antiche assolutamente da recuperare. Proprio con questa mission si è messo all'opera un giovane architetto, Jo Tropiano, che ha realizzato il recupero dell'edificio storico. Dal punto di vista strutturale, il mulino si presenta come il classico mulino ad acqua calabrese che sfrutta l'energia del fiume per far ruotare le macine attraverso la costruzione di una ruota idraulica. Proprio al fine di incanalare l'acqua e portarla a una velocità sufficiente, erano state costruite tre arcate capaci di canalizzare l'acqua e portarle alla giusta potenza, così da colpire la ruota idraulica nella maniera adeguata e poter dare l'impulso alle macchine affinché ruotassero e raffinassero il grano fino alla realizzazione della farina. La tradizione locale, così come ricorda il figlio dell'antico possessore Vincenzo Guarna, pensava che durante il restauro di questo bene sarebbe venuto alla luce un tesoro, dell'oro in particolare, ma la sensibilità e la cultura hanno presto fatto ben capire che il vero oro per Satriano e i suoi abitanti è il mulino stesso. Il mulino a oggi è munito di totem informativi che spiegano non solo la storia, ma anche il prezioso funzionamento che aveva garantito ampie possibilità alla comunità del paese. E siamo in diretta, sono le 10:26, vi ricordo tra pochi minuti l'inizio della Santa Messa che sarà officiata dal parroco Don Fontana proprio qui nella chiesa Santa Maria della Pace di Satriano, che ci ospita questa domenica, ospita la troupe di Domenica in Piazza. È un appuntamento come al solito molto seguito anche da parte dei nostri telespettatori che ci seguono dall'estero e dai quali giunge il nostro saluto, così come in molti ci stanno seguendo anche sul canale YouTube, anche sulla pagina Facebook. Quindi un saluto, una buona domenica a tutti voi. C'è un forte vento questa domenica qui a Satriano, e comunque tutto questo contribuisce un po', diciamo, a rendere più gradevole questa temperatura altissima che si sta registrando anche in questi giorni di metà ottobre. Andiamo a seguire un break pubblicitario. Si tratta di GFC Energy, che è un'azienda importante che si trova qui a Davoli, che ci ha dato al pari di altre un importante sostegno. Chiaramente vedremo anche gli spot delle altre attività nel prosieguo di questo nostro appuntamento domenicale. Quindi GFC Energy regia, poi andremo direttamente in chiesa per assistere a questa Santa Messa domenicale. Regia Antonio Riggio. Siamo sempre a Satriano Marina, siamo venuti a trovare Gregorio Corrado, che è il titolare della GFC SRL Energie Rinnovabili. Allora, possiamo presentare questa azienda che chiaramente si occupa da un certo punto di vista di nuove forme energetiche qui sul nostro territorio. Certo, certo. Innanzitutto vi ringrazio anche dell'interessamento, anche della, e vedo, seguo la vostra trasmissione anche con piacere, più di una volta seguo le vostre trasmissioni. Sì, siamo GFC, abbiamo una piccola realtà qua che ci occupiamo di energia rinnovabile, trattiamo il fotovoltaico, il risparmio per le famiglie. Ecco, che si concretizza in che modo, Gregorio? Cioè, le famiglie interessate chiaramente possono chiedere informazioni e avere anche della scontistica particolare sulle tariffe che vengono poi applicate. Certo, certo. Diciamo che il nostro occhio riguarda tantissimo le famiglie, non, il risparmio delle famiglie
è veramente nel nostro cuore. I nostri interventi che facciamo come GFC sono mirati tantissimo alla famiglia e quindi siamo attenti al risparmio della famiglia, e tutto quello che possiamo fare, la nostra consulenza, facciamo una consulenza gratuita a chiunque voglia intanto capire gli interventi che dovrà fare per la propria casa per poter risparmiare. Diamo la possibilità gratuitamente di fare qualsiasi impianto qui, oppure anche layout gratuito per i loro risparmi. Ecco, energia solare che è in forte ampliamento, possiamo dire, anche perché la nostra zona si presta oggettivamente a sfruttare questa forma di energia. Sì, si presta moltissimo alla nostra zona e grazie a Dio abbiamo la possibilità di poter fare degli impianti adesso con dei costi veramente bassi, quindi si può prendere in seria considerazione un impianto fotovoltaico. Ci sono anche delle agevolazioni per coloro i quali decidessero di impiantare? Sì, ci sono anche delle agevolazioni fiscali e ci sono anche delle altre agevolazioni che riguardano anche proprio il nostro risparmio energetico. Noi daremo un business plan per far vedere un attimino quello che è il risparmio energetico e i soldi che ci rimangono in cassa mese per mese. Senta, parliamo anche brevemente della forma eolica e di climatizzazione, perché mi pare che la vostra azienda tratti anche queste tipologie. Sì, abbiamo anche la climatizzazione, la linea di climatizzazione, ma abbiamo anche non solo climatizzazione ma anche caldaio e tutto quello che riguarda l'impiantistica di una casa, tutto quello che riguarda la progettazione di una casa, e chiunque faccia l'impianto da noi avrà anche la certificazione energetica gratuita, gliela daremo gratuita, che servirà anche per una vendita o qualsiasi altra evenienza che si deve fare sul nostro immobile, avrà la certificazione energetica. Benissimo, allora noi ringraziamo Gregorio Corrado, titolare della GFC Energie Rinnovabili qui a Satriano Marina. Vi invitiamo a venire a trovare questa bella azienda che si trova nella zona industriale. Tra l'altro state vedendo anche le immagini che stanno scorrendo su questa realtà di nuova costituzione, come diceva anche Gregorio, ma che già ha inciso in maniera importante qui sul territorio, proponendo ampie soluzioni per quanto riguarda le varie forme di risparmio energetico, solare, eolico, di climatizzazione. Grazie, e noi continuiamo sempre il nostro giro per Satriano. Non so se vuole aggiungere qualcosa, Gregorio. Sì, un saluto a tutti i telespettatori di Telemia e un ringraziamento a voi tutti. Grazie Gregorio. E il buongiorno arriva anche da parte mia, dall'interno di questa chiesa moderna ma ricca dei valori tradizionali, non solo della religione ma anche della paesanità di questo paese che comunque si affaccia a Soverato. Padre Michele è pronto sull'altare per la celebrazione di una messa che vedrà oggi un rito particolare, il rito della consegna del Signore, praticamente il rito con cui l'evangeliario verrà portato in posizione nobile, normale, sull'altare con tanto di candele per dare un segno particolare alle famiglie, nel senso che l'importanza sta nel fatto che le famiglie presenzino la domenica a messa, e quindi oggi questo gesto vale per tutte le domeniche che accompagneranno appunto le famiglie in questo cammino con i loro bambini soprattutto. Domenica, peraltro, delle missioni, lo vedete anche da questa simbologia, la messa è molta ma gli operai sono pochi, il mondo, la cartina geografica, le fotografie, la citazione del Vangelo di Matteo, perché è la domenica della missione, è la domenica che segue quella che è stata la veglia missionaria di ieri sera, una veglia diocesana svolta in tre punti qui nella diocesi di Catanzaro Squillace, su Catanzaro appunto, Roccelletta di Borgia e Satriano. E allora una simbologia che Don Michele ha voluto rendere
davvero esaustiva, anche con la spiegazione che seguirà al momento del Vangelo. Siamo anche all'esterno con le nostre telecamere per immortalare quella che è la corsa alla Domenica del Signore, a questo appuntamento importante a cui è impensabile mancare, adesso che il coro diocesano ci ha introdotto all'interno di questa domenica. Noi diamo la parola a Don Michele, poi ritorneremo qui con le delucidazioni del caso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Preso Ciro per la destra per abbattere davanti a lui le nazioni. Grande il Signore, degno di ogni lode, memori della vostra fede, della carità e della speranza. Sembra un unico discorso, un unico annuncio. In realtà sono le antifone alla prima e alla seconda lettura, nonché al Salmo. E il Vangelo ci dice: rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli con gli erodiani a dirgli: Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque di a noi il tuo parere. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo. Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: Questa immagine e l'iscrizione di chi sono? Gli risposero: Di Cesare. Allora disse loro: Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Parola del Signore. Gesù si trovava in un luogo che stava insegnando e si dirigono a lui, vanno da lui alcune persone che lo vogliono mettere alla prova. Sono delle persone che ce l'avevano con Gesù, erano suoi nemici. Anche Gesù aveva dei nemici e lo vogliono mettere alla prova. Allora, per farlo sbagliare, per avere qualcosa di cui accusarlo, per avere qualcosa di cui poterlo dopo anche fare giustiziare, condannare, escogitano una domanda a trabocchetto: lo dobbiamo pagare o no il tributo a Cesare? Cesare significa a Roma. L'impero romano era l'impero che aveva aggredito il popolo di Israele, quindi loro erano sottomessi ai romani. Quindi dobbiamo pagare le tasse a coloro che ci sottomettono? Questa era la domanda che hanno fatto Gesù. E questa domanda era una domanda ben pensata, perché se Gesù avesse detto non le dovete pagare, allora l'avrebbero accusato di essere contro l'impero romano. Poteva essere accusato presso i romani e quindi essere contro Cesare poteva essere pure giustiziato. Se invece Gesù avesse detto le dovete pagare, e allora poteva essere accusato di essere contro gli ebrei, contro il suo popolo che era sottomesso ai romani, e quindi essere giudicato dagli ebrei. Quindi qualunque fosse stata la sua risposta sarebbe stata sbagliata secondo la loro intenzione. Però Gesù chiarisce tutto con una frase che dopo diventa molto celebre, molto conosciuta: prendete una moneta. Prendono la moneta, questa immagine che c'è sulla moneta di chi è? All'epoca era l'immagine dell'imperatore, no? Cesare. E lui dice: allora date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio, che è un po' la sintesi del principio della giustizia. La giustizia che cosa dice? Di dare a ciascuno o ad ogni realtà ciò che gli spetta, ciò che gli tocca. Dare a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Questa frase cosa dice a noi oggi? Questo principio dice una cosa molto importante: che anche noi dobbiamo dare a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Cesare per noi cosa rappresenta? La nostra vita, le nostre relazioni. Quindi dare a Cesare quello che è di Cesare significa dare alla scuola quello che tocca alla scuola, lo studio, bisogna studiare. Dare al lavoro quello che tocca al lavoro, lavorare bene, non essere vagabondi oppure lavorare male o imbrogliare nel lavoro. Dare all'amicizia, all'amico, quello che tocca all'amico. Cosa tocca all'amico? La fedeltà, l'amicizia, l'amore. Dare al marito ciò che tocca al marito. Cosa tocca al marito? Tocca la fedeltà, tocca l'unione, tocca l'amicizia,
tocca il perdono e viceversa, il marito darà alla moglie tocca ciò che tocca alla moglie, dare ai figli ciò che tocca ai figli. Cosa tocca ai figli? Educarli, aiutarli a crescere, e viceversa dare ai genitori ciò che tocca ai genitori, il rispetto, l'onore, l'aiuto, il sostegno, dare al gioco ciò che tocca al gioco. Quando noi giochiamo, cosa tocca al gioco? Il divertimento, non imbrogliare, non bisticciarsi per una partita a carto, a pallone, altre cose. Capite come è importante? Questa frase ci apre tutta la nostra vita. Dai, ad ogni cosa ciò che gli tocca, dare a Cesare ciò che dice. Però Gesù aggiunge, dare a Dio ciò che è di Dio. Cioè, non sono due cose separate. Una volta gli do a Cesare una parte della giornata, l'altra parte della giornata do a Dio quello che dice. No, sono unite. Mentre do a Cesare quello che è di Cesare, io devo dare a Dio ciò che è di Dio. E cos'è di Dio? Il mio cuore, la mia vita. Quindi mentre do a Cesare quello che è di Cesare, vivo in maniera giusta la mia giornata, do a Dio quello che è di Dio, cioè do a Dio il mio cuore. Ecco quello che ci dà oggi Gesù. Allora questa frase oggi portiamola tutti con noi per questa settimana come frase di riferimento in questi giorni che sono in avvenire, in questi giorni con i quali sta iniziando questa settimana. Viviamola per tutta la settimana. Diamo a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Viviamo nella giustizia secondo la volontà di Dio, il cuore di Dio, le nostre relazioni, i nostri impegni, le nostre attività, ma mentre facciamo questo ricordiamo sempre di dare a Dio il nostro cuore. I ragazzi del primo anno
di mistagogia, oggi riceveranno il dono, la consegna del giorno del Signore. È una consegna simbolica nella quale viene dato loro l'impegno non soltanto alla partecipazione alla messa del giorno del Signore, ma a vivere bene il giorno del Signore. Cioè il giorno del Signore è il giorno in cui ci si incontra con il Signore, nella parrocchia, nella messa, nella famiglia, con il contatto con il creato, nella quiete del riposo. Quindi viene dato oggi ai ragazzi di prima media, ai ragazzi del primo anno di mistagogia, la consegna del giorno del Signore. Potete venire qui davanti. Venite qui davanti, mettetevi in ordine qui davanti. Carissimi, in questa tappa del vostro percorso di fede, Gesù vi affida la custode del giorno del Signore, la domenica. Essere cristiani significa anche santificare gli spazi e i luoghi della vita, dedicandoli a Dio. Così voi da oggi vi impegnerete a vivere la domenica come giorno. E il significato missionario continua in questo momento in cui appunto Don Michele sta sviluppando anche il senso della veglia, del rito di oggi, ricordiamo il rito della consegna del Signore che si realizza oggi e che ha valenza per tutto l'anno liturgico, quindi un rito di accoglienza per le famiglie, la loro presenza domenicale, il loro significato in seno appunto al discorso educativo dei loro figli. E allora i ragazzi che prima hanno posizionato l'evangeliario sull'altare adesso vi ritornano per baciarlo, fare il segno della croce e quindi completare questo rito della consegna del Signore che qui a Satriano si svolge in questa domenica, domenica in cui sono state avviate ormai tutte le pratiche di riorganizzazione dell'anno di catechesi, sono state stabilite le classi, sono stati stabiliti i gruppi oratoriali perché vi è una vita molto intensa a livello di oratorio con tante attività, lo avevamo scoperto già lo scorso anno durante la nostra precedente visita qui alle porte di Soverato e ha scelto Don Michele di relegare questo momento proprio dopo l'omelia e il credo perché appunto dopo l'utilizzo delle letture, dopo lo stesso evangeliario si compie così il rito della consegna e adesso la preghiera dei fedeli. Preghiamo insieme dicendo: venga il tuo regno di comunione, o Signore. Perché la Chiesa in cui viviamo sia segno, strumento della costruzione del regno, affidata alla nostra operosità e custodita dall'amore misericordioso del Padre. Preghiamo. Venga il tuo regno di comunione, o Signore. Perché i missionari inviati dalla nostra Chiesa e proclamato il Vangelo offrono la loro testimonianza fraterna, sempre accompagnata da opere di carità, preghiamo. Venga il tuo regno di comunione, oh Signore. Perché coloro che lavorano nel campo della politica e dell'economia non si lasciano corrompere dalla sete di denaro e di potere, ma mirino solo al bene comune e al progresso sociale, preghiamo. Venga il tuo regno di comunione, oh Signore. Perché Cristo, che si dona per noi in questa Eucaristia, ci insegna la solidarietà con i missionari e le comunità cristiane delle periferie del mondo. Preghiamo. Venga il tuo regno di comunione, Signore. Signore, il tuo Vangelo si diffonde con la potenza dello Spirito Santo. Illumina la Chiesa missionaria nel mondo, affinché con il suo annunzio e con le sue opere faccia risplendere davanti agli uomini la bellezza del tuo volto. Preghiamo. O Padre, che hai mandato al mondo il Cristo, vera luce, e fondi lo Spirito Santo che sparga il seme della verità nel cuore degli uomini e li disponga all'obbedienza della fede.
perché tutti i tuoi figli, rigenerati mediante il battesimo, formino l'unico popolo della nuova alleanza. Per Cristo nostro Signore. È l'arcivescovo Vincenzo Bertolone a reggere l'arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, una sede metropolitana della Chiesa Cattolica appartenente appunto alla nostra regione ecclesiastica della Calabria. Pensate, nel 2013 contava 250.900 battezzati a fronte di 255.807 abitanti. Parliamo di un territorio che racchiude 136 parrocchie raggruppate in 10 vicarie. Quelle vicarie sono Catanzaro Centro, Catanzaro Nord, Catanzaro Ovest, Catanzaro Sud, Squillace, Chiaravalle Centrale, Gimigliano Taverna, Serra San Bruno, Sersale e Soverato. Ma non solo, tra queste 136 parrocchie dobbiamo anche dare nota di alcuni comuni della provincia di Vibo: Brognaturo, Fabrizia, Mongiana, Nardò di Pace, Serra San Bruno, Simbario e Spadola, e anche il comune di Panettieri che si trova in provincia di Cosenza. Sede arcivescovile naturalmente la città di Catanzaro, dove si trova la cattedrale di Santa Maria Assunta e dei Santi Pietro e Paolo. A Squillace invece è degna di nota la basilica cattedrale, basilica concattedrale di Santa Maria Assunta. A Catanzaro si trova anche la basilica minore di Maria Santissima Immacolata. Una storia che ci riporta naturalmente indietro nel tempo, ma l'odierna arcidiocesi è il frutto dell'unione di due sedi episcopali preesistenti, Squillace e Catanzaro, una unione che si è realizzata nel 1986. La diocesi di Squillace è tra le più antiche dell'Italia meridionale e la tradizione ne fa risalire la nascita addirittura all'era apostolica, quindi primo vescovo sarebbe stato Giovanni, ordinato dal primo vescovo di Reggio, Stefano di Nicea. Ma la storia di oggi è quella che più ci interessa, la storia di una comunità, quella che viviamo oggi, Satriano, e che abbiamo vissuto in passato e che continua con le proprie attività ad essere sempre vicina alla comunità e alle famiglie. Padre, di accostarci degnamente al tuo altare, perché il mistero che ci unisce al tuo figlio sia per noi principio di vita nuova, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, di onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Mirabile l'opera da lui compiuta nel mistero pasquale. Egli ci ha fatti passare dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo di sua conquista, per annunciare al mondo la tua potenza, oh Padre, che dalle tenebre ci hai chiamato allo splendore della tua luce. Per questo mistero di salvezza, unite ai cuori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode.
fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere i servizi sacerdotali. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore e l'unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo, Vincenzo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri di ogni tormento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona la unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi, sempre a te un segno di pace. Ah!
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Il tributo dunque protagonista di oggi era uno dei segni più odiosi per far sentire al popolo di Israele la sua condizione di schiavitù. Ma si trattava di un denaro a testa, un census, che tutti dovevano versare all'impero romano, tranne bambini ed anziani naturalmente. La domanda posta a Gesù però non era mossa da sincera ricerca della verità, come ha sottolineato anche Don Michele, ma solo per farlo cadere, come in tutte le circostanze delle parabole del Vangelo. Se Gesù avesse detto di non pagare, era deducibile ai romani come ribelle. Se avesse detto di pagare, allora sarebbe stato dichiarato come un servo dei romani, perdendo la stima del popolo. Ma la sapienza sconfigge la furbizia, soprattutto in occasione del Vangelo di Gesù, dove lui non risponde direttamente e anzitutto chiede una moneta. Lui così dimostra di non avere quel denaro del nemico oppressore, che invece i suoi accusatori hanno avidamente in tasca, e andando avanti dice la famosa frase: date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Ma che cosa intende principalmente Gesù? Lo ricordiamo ancora una volta, se andiamo a vedere la storia, i cristiani nel primo secolo furono molto perseguitati dai romani, e non perché fossero contro l'impero o perché mancassero ai propri doveri civili, ma perché non veniva accettata la priorità che i cristiani non davano all'imperatore, ma la davano a Dio. Davano a Cesare quello che è suo, ossia le tasse, ma non quello che è di Dio, cioè l'adorazione, il proprio cuore. I cristiani avevano un solo Signore, Gesù, e solo davanti a lui vi si inginocchiavano. Per noi cristiani dunque il problema non è che dobbiamo stare fuori dal mondo, ma dobbiamo fare la cosa più difficile, cioè essere nel mondo ma non essere del mondo, cioè stare nel mondo ma essere di Dio, appartenendo a lui, obbedendo a lui. È un problema di possesso chiedersi dunque: io di chi sono, a che appartengo?
a chi o a che cosa ho dato il mio cuore. Il punto non è stare fuori dal contesto di Cesare, fuori dal mondo, ma è continuare ad essere di Dio nel mondo. E da qui possiamo anche trarre un'altra famosa interpretazione: date allo Stato ciò che è giusto, siate cioè onesti cittadini, ricordando che siete tutti responsabili del bene della comunità. Gesù ovviamente non pone Dio e lo Stato sullo stesso piano, perché anche lo Stato, e quindi Cesare, dipende da Dio e a lui deve rendere conto. Anche attraverso Cesare Dio interviene indirettamente nella storia, conducendola secondo i suoi progetti. Il cristiano è dunque chiamato ad obbedire allo Stato, ma anche a resistere quando questi si mette contro Dio e la sua legge. Prima che gli uomini, che agli uomini, bisogna infatti obbedire a Dio e alla propria coscienza. Non si può dare a Cesare l'anima che è appunto di Dio. Psicologando per la cittadinanza, è importante per conoscere diverse realtà l'apporto che può dare la psicologia anche a ciascuno di noi. Quindi siete tutti invitati a partecipare mercoledì alle 17 nel Salone Giù. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Buona domenica a tutti. Su queste splendide immagini di apostolato, perché poi gli apostoli sono coloro che portano la parola di Dio fuori dalla Chiesa, e quindi davvero la domenica si compie in questi gesti, in queste movenze. Io vi auguro una buona domenica naturalmente, e passo la linea ai miei colleghi. Prima però andiamo un attimino in regia con un contributo con il quale gireremo insieme Satriano. Poi linea ad Antonio Tassone e Pino Carella. Andiamo da Giumbo Elettrodomestici, siamo sulla strada che porta su a Satriano Superiore, contrada Laganosa. Ecco la visione all'interno degli elettrodomestici piccoli e grandi che ci sono nel grande magazzino, e visione adesso di stufe, in questo momento a pellet o a legna come preferite, ce n'è davvero bisogno da qui a poco, o cucina a legna come in questo caso, ma quello che trovate qui e a prezzi decisamente interessanti, e poi vedremo il perché, perché ci sono delle offerte particolari. Giumbo, come di consueto, vi offre qualità, prezzo, le migliori marche sul mercato dal punto di vista dell'elettrodomestico. Vedete questi fantastici
congelatori a Pozzetto, così come ancora visione sulle stufe, ancora lavatrici di tutti i paesi e ovviamente prezzo che non pesa. Piccoli elettrodomestici, grande carrellata che vediamo in questo momento all'interno del magazzino posto sulla strada che porta su a Satreno Superiore, ma siamo a Marina ovviamente, anche telefonia. Qualche piccola visione, grandi marchi anche lì, Samsung e tant'altro. E visione invece sul fogliettino, su quello che c'è adesso in offerta. Guardate questo Ultra HD in 4K a soli 699 euro, marchio LG di assoluta qualità. Viale Europa, dunque Viale Cassiodoro, sono il primo è a Davoli, l'altro è a Satriano, Marina. Ecco ancora prezzo stracciato in questo periodo. È il caso di dire vola al Jumbo Elettrodomestici a Satriano e Davoli. Chi produce tende da una vita? Primerano, tendaggi, non solo tendaggi, anche zanzariere infissi, e non solo per privato, anche per rivenditori. Si lavora a pieno regime. Eccoci all'interno delle officine che garantiscono un'altissima qualità sulla riuscita delle vostre tende, tende da sole, reparto incollaggio. Guardate con quale accortezza e precisione vengono fatte le cose. Ancora qualche sbirciatina nei macchinari d'avanguardia assoluta. Ecco il grande assortimento di colori che uno trova all'interno di questa azienda, che si trova in contrada Russo Manno a Satriano Marina, proprio vicino al fiume, vicino al Lancinale. Eccoci mentre abbiamo assistito a una fase di lavorazione per quanto concerne i tendaggi, con la signorina che sta tagliando un pezzo della tenda che poi uno potrà ammirare una volta montata. Domenica è sera, fase di cucitura. Domenica si sveglia la città con le campane. Ancora un momento di cucire in maniera molto sintetica e veloce per farvi capire come nasce una tenda che poi voi trovate in giro per tutti i posti, paesi, negozi della nostra zona, non solo negozi ovviamente, anche case private. Tutto pronto per l'altra fase e andiamo a fare, a inserire dentro l'orlo qualcosa per poterla mantenere in qualche modo. Ecco ancora qualche momento della lavorazione. Eh sì, laboratori Primerano, zona industriale Satriano Marina. Un giro ancora per Satriano e andiamo alla concessionaria Bencivelli, concessionaria Fiat, Lancia e Alfa, che si trova a Satriano Marina, sempre sul grande viale Europa, all'interno del grandioso showroom, l'ultima nata, ovvero la Tipo. Ci vuole poco per avere tanto, con Tipo si ha davvero molto. Andiamo all'interno di questo motore Fiat che equipaggia questa autovettura. Adesso andiamo nella sua grandezza, la 500L, che vi viene proposta, uno degli ultimi modelli Fiat della gamma 500, super accessoriata, vedete, interno accattivante, così come anche la verniciatura, il colore, davvero un design innovativo per le 500, ma non solo, tutta la gamma. Qui c'è la Abarth, anche questa è un pezzo pregiato della vasta gamma Fiat, una 500 normale ma assolutamente
Abarth è un nome, una garanzia, detto all'interno gli interni dell'equipaggiamento Fiat completamente rinnovati. Cambiamo, altro giro per Satriano, andiamo proprio al bivio dove c'è la grande rotonda, il caseificio Magri, la storia praticamente casaria che si trova a Satriano Marina nell'ex contrada Russomanno, qualche scorcio di prodotto che trovate all'interno come anche la ricotta di mucca, ma tanto altro come le famose scamorze, un giro sui prodotti che contraddistinguono il caseificio Macri, davvero la gioielleria casaria che si trova proprio al ridosso della rotonda, della grande rotonda. E poi andiamo a vedere la fase di lavorazione che propone tutto a mano, vedete come antica arte vuole. Ecco il momento della pasta filata e poi quando vengono fatte le mozzarelle ancora a mano, ecco un piccolo taglio, il latte che gronda davvero in maniera speciale, un sapore particolare, e se ve lo dico io ci potete credere, ecco perché Carella ti sei mollato anche sulla mozzarella. Andiamo a vedere com'è, e si fa lo suo sacrificio, e com'è, eh? È buona a due mani, buona a due mani. Caseificio Macri nella rotonda andando per Satriano in piazza. Sempre domenica, e ognuno appena si risveglierà. Perché a Satriano Marina, la strada per intenderci che porta proprio al vecchio borgo, tanto, tanto caro e anche bello, anche perché ci ho fatto una puntata di Radici che insomma è andata per la maggiore, è molto ma molto interessante. E allora dobbiamo parlare di attività, di coloro che ci hanno dato una grande mano per poter realizzare questa puntata di oggi. Vi anticipo anche la rassegna stampa, la prima pagina di Gazzetta è riservata al problema migranti, all'accoglienza diffusa che è stata varata proprio ieri in Calabria, lo vedremo poi in un secondo momento per quest'ultimo segmento dei nostri collegamenti. Andiamo intanto da Big Mat, una realtà commerciale molto imponente ed importante, proprio qui a Satriano Marina. A voi regia. Puntata dedicata a Satriano, siamo qui all'interno del Big Mat Idea di Paparo a Satriano Marina, un'azienda storica che dà lustro al territorio. Siamo insieme a Katia, figlia del titolare, diciamo una gestione familiare per questa importante attività che si trova proprio qui in questo centro del Catanzarese. Sì, una gestione familiare ma contornata anche da tanti collaboratori, perché l'azienda è nata tanti anni fa, è del 1978, però poi piano piano siamo cresciuti da che era papà con pochissimi collaboratori, oggi siamo una realtà con circa 30 persone, tra persone di famiglia e persone esterne che lavorano con noi. Voi trattate diverse tipologie, possiamo intanto alzarci così magari vediamo la struttura per come si presenta insieme al nostro cameraman e insieme a Katia che ci farà un po' da cicerone, possiamo dire, all'interno di questa grande, grande struttura, perché c'è di tutto qua dentro praticamente. Sì. Questo è il primo piano dell'attività, poi sotto andremo poi a verificare proprio di persona l'ubicazione, la logistica, diciamo, della esatto. Struttura. La nostra azienda, diciamo, che si occupa della realizzazione dell'abitazione dalle fondamenta al tetto, perché praticamente noi abbiamo tutto per quanto riguarda la costruzione in edilizia, partendo appunto dalle fondamenta, quindi ferro sagomato, cemento e tutte queste cose qua, fino ad arrivare alle finiture, quindi arredo bagno, piastrelle, ceramiche e tutto quanto. E questo è il primo piano, quindi i marchi sono tra i più prestigiosi, possiamo immaginare, tra l'altro anche con le ultime novità nel settore. Questo sì, è l'ultimo nato tra l'altro dei nostri settori, nel senso che lo showroom è il settore che abbiamo sviluppato per ultimo, il settore delle finiture, e abbiamo aperto questa sala mostre nel 2012. All'interno abbiamo cercato di portare i marchi prestigiosi del settore per garantire comunque sia qualità e prezzo, insomma, che sono le due cose che oggi il consumatore chiede. Quindi possiamo dire che si trova di tutto, quindi per la edilizia, per la costruzione, ecco, di un immobile basta venire qui, dalle fondamenta al tetto, lo recita anche qui lo slogan, diciamo, vostro. Sì, qui siamo nell'interno in pratica, qui si può trovare dal pavimenti, rivestimenti, parquet,
arredo bagno, sanitari, rubinetteria, anche volendo la parte per quanto riguarda wellness, quindi saune, hammam, tutte queste cose qua. E poi invece, andando avanti nell'azienda, troviamo il resto delle componenti, diciamo, per la costruzione di un'abitazione. Poi magari scendendo sotto vedremo. E ora andremo direttamente sotto, così nel frattempo ci facciamo anche guidare, perché effettivamente è abbastanza spaziosa e quindi come esposizione invitiamo tutti i nostri telespettatori, magari qualora avessero la necessità di recarsi qui a Satriano, per trovare insomma questo punto vendita d'eccellenza che serve non solo il territorio, possiamo dire. No, noi cerchiamo di servire un po' tutta la provincia di Catanzaro, per quanto riguarda, anche per questo cerchiamo di essere, diciamo, esclusivisti su determinate cose, per poter soddisfare una clientela vasta sia da un punto di vista di target sia da un punto di vista territoriale, geografico. Allora, insieme a Katia ora scendiamo al piano di sotto per verificare, per illustrare, per farvi vedere l'altra parte di cui si compone Biggi Mattidea di Paparo qui a Satriano Marina. Siamo entrati qui al primo piano del Big Mattidea di Paparo a Satriano, sempre in compagnia di Katia. Qui siamo al primo piano, in questa zona qui, Katia, cosa abbiamo? Vediamo tantissimi reparti, tanto materiale. La rivendita vera e propria, dove abbiamo praticamente materiale professionale e anche una parte che stiamo cercando di sviluppare, una parte brico dedicata al consumatore finale. Infatti qua, come vedete, abbiamo all'ingresso, abbiamo inserito il giardinaggio, dedicato, che non è un settore questo dedicato al professionista ma al consumatore finale, all'utente hobbista, che è quello comunque sia che stiamo provando a conquistare questo tipo di target di mercato che prima non rientrava nelle nostre, diciamo, nei nostri obiettivi. Katia, parlavamo insomma di questa attività, possiamo dire, di accompagnamento verso il cliente, sì, cui voi offrite anche la possibilità, attraverso delle soluzioni qualificate, di poter personalizzare la propria abitazione. Esatto, infatti all'interno dello showroom abbiamo anche un servizio di progettazione per far vedere ai clienti, una volta scelti i materiali che dovranno andare a comporre, diciamo, il loro arredo bagno, il loro bagno, facciamo vedere praticamente quello che potrebbe essere il prodotto finito, cioè l'ambiente confezionato completamente, mettendo all'interno l'illuminazione, l'arredo bagno, le piastre, le ceramiche e tutto quanto. Ecco, l'estensione, possiamo dire, di tutte le attività, perché è obiettivamente abbastanza ampio come... L'attività si estende, questo piano sono circa 2500 metri, poi lo showroom sono 400 metri e poi abbiamo un'altra parte di capannone, diciamo, di 1200 metri circa, dove c'è però solamente il materiale per l'edilizia pesante. In questa parte della rivendita abbiamo tutto ciò che riguarda la costruzione all'interno, però per quanto riguarda la parte impiantistica, mentre dall'altra parte troviamo tutta la parte di edilizia pesante, quindi malte cementizie, legname, travi lamellari, tutte queste cose qua. Quindi possiamo dire un'esposizione di oltre 4000 metri quadrati a disposizione dei clienti per offrire tutto dalla A alla Z, esatto, come diceva lei precedentemente, dalle fondamenta al tetto. Al tetto, e anche adesso stiamo cercando di inserire anche nuovi settori per quanto riguarda gli hobbisti, anche abbiamo il taglio legno, realizziamo piccoli mobili su misura volendo, abbiamo la parte dei casalinghi che stiamo ampliando, proprio per, diciamo, visto il momento storico, per ampliare il target di riferimento, perché una volta la nostra azienda si rivolgeva esclusivamente ai professionisti, oggi purtroppo non è più possibile fare questo tipo di distinzione e quindi ci siamo dovuti reinventare, diciamo, da questo punto di vista. Senta, un'ultimissima domanda, poi chiaramente andremo a seguire anche con le immagini del nostro cameraman, della nostra regia, le particolarità che offre questa attività che si trova qui a Satriano, lo ricordiamo. Quindi per quanto riguarda, ecco, lei parlava di crisi precedentemente del settore dell'edilizia, quindi puntare come azienda su un qualcos'altro, e voi mi pare che come ventaglio di soluzioni... Su una diversificazione, perché l'edilizia in sé per sé da sola oggi non ci permetterebbe di stare in piedi, invece diversificare settori, quindi andando ad offrire servizi professionali, perché quello che
ci deve aiutare a distinguerci dalla concorrenza, quindi servizi professionali, abbiamo anche un servizio di noleggio per quanto riguarda macchine e attrezzature, effettuiamo la consegna dei materiali in cantiere, abbiamo un sistema tintometrico, il taglio legno, tutte queste cose ci aiutano a rimanere a galla e a tenere fidelizzato il nostro pubblico, perché alla fine noi vogliamo un pubblico fidelizzato ma contento. Benissimo, allora concludiamo qui la nostra visita all'interno della Big Mat Idea di Paparo qui a Satriano, ringraziamo Katia per la gentile disponibilità e collaborazione e noi ritorniamo in piazza per vivere questi ultimi minuti di trasmissione. Linea che passa alla regia. Eccoci, siamo tornati in diretta dopo la visita al Big Mat. Vi avevo promesso la rassegna stampa, sole molto caldo qui a Satriano oggi, nonostante il vento che dà un pochino di fastidio, vento peraltro un pochino più frescolino rispetto ai giorni scorsi, che arriva direttamente dalle serre, un tiro di schioppo proprio più in alto. Qui dicevo del giornale, del titolo grande, proviamo ad inquadrarlo, vediamo se ci riusciamo, anche perché il vento può dare fastidio. Allora, migranti, il modello Calabria. Il ministro Minniti sigla a Taverna un'intesa che supera la logica dei grandi centri. Sprar in 140 comuni, il prefetto di Catanzaro commissaria 4 strutture. Insomma, il modello calabrese sembra aver preso il sopravvento, anche perché è quello più numeroso in tutta Italia, vista anche la percentuale. Il taglio alto Sacal, De Felice contrattacca, Tuone, il presidente della società che gestisce pure l'aeroporto dello Stretto. Per quanto riguarda lo sport, riporta la prima pagina solo la vittoria, il pareggio, pardon, della Regina, un punto d'oro, vittoria invece per il Cosenza e per il Rende, il Catanzaro invece impatta fuori casa. Andiamo a vedere, prego Antonio, dammi una mano tu, perché insomma con questo vento è veramente difficile oggi operare. Andiamo un attimo sulla spalla e poi volevo leggere la notizia che è proprio in seconda o in terza pagina. Il porto di Gioia, si aggiorneranno i software di 7500 vetture, quindi una buona notizia per l'occupazione. La Volkswagen sbarca appunto a Gioia Tauro. La spalla, giornata importantissima, oggi storica oserei dire, per Corigliano e Rossano, alle urne per la fusione, sì o no, ci sarà questo referendum importante. Reggio, bypass idrico sul Calopinace, slitta la fine dei lavori e poi scilla. Il PM chiede 5 condanne per la morte di Sciarrone. A Palmi invece aperto H24 il punto di primo intervento, veramente una buona notizia anche per quanto riguarda la sanità. San Luca, narcotraffico, Saverio Pizzata va in carcere. Per la Serie A, Crotone travolto purtroppo 5-0, effettivamente Sampdoria davvero molto più forte, la Samp, rispetto ai pitagorici, 5 sberle sono anche tante. E Napoli Inter invece si annullano, impattano in uno 0-0 davvero molto spettacolare. Andiamo all'interno un attimo, perché c'è una notizia che mi ha lasciato molto perplesso ed è una sentenza che è avvenuta proprio, eccolo qui, questo stupro in famiglia, perché questo signore, si fa per dire, ha stuprato la figlia minorenne. Pensate, il reato è stato commesso negli anni 90, quando questa povera bimba aveva solo 8 anni. Ecco qui il reato, pensate, prescritto. Questo signore condannato in primo grado, in secondo grado a 10 anni di reclusione, non ha fatto nemmeno un giorno di carcere, sentenza determinata da un pronunciamento della Cassazione. Io direi un atto di vergogna, Antonio. Sì, non mi fare commentare questi episodi, Pino, perché penso che siano... Tu sei avvocato, sì, che è meglio di te, insomma. Sono il termometro di uno stato di diritto evanescente, dove ci sono ancora tantissime difficoltà. Soprattutto, non so se hai seguito anche il caso della vicenda della donna che ci possiamo allontanare, è perché è rimasta deturpata dall'acido, sono anche là, è una situazione abbastanza
questa vicenda ancora più turbe, perché questa persona ha approfittato della figlia di 8 anni nei weekend, e poi non solo, al compimento anche della maggiore età l'ha anche data agli altri, una cosa assurda e pazzesca, nemmeno un giorno di carcere, riportano oggi i giornali. Vabbè, c'è la prescrizione, quindi inevitabilmente la legge, se c'è, bisogna applicarla. In ogni caso, Pino, io sono le 11:33, non so se... La recente riforma di questa legge ha abbassato i giorni, il tempo di prescrizione, ecco perché è avvenuta la prescrizione per questo reato. Poi magari approfondiremo anche attraverso esperti che magari conoscono sicuramente questa materia, sia per quanto riguarda l'aspetto legale, sia per quanto riguarda anche l'aspetto dei risvolti che ci possono essere anche soprattutto a livello mentale, diciamo, da parte di chi subisce queste violenze. Chiaramente non è una cosa facile. Allora, sono le 11:35 quasi, noi dovremmo, Pino, rientrare perché... Sì, abbiamo una giornata sportiva impegnativa oggi. Oggi, diciamo, l'ultima domenica, le partite iniziano alle 15:30, poi dalla prossima, con il cambio orario, ci sarà, diciamo, questo... diciamo rinnovo domenicale alle 14:30, però, quindi andremo un'ora prima, quindi dobbiamo stare attenti anche a trovare la logistica per quanto riguarda le puntate. È stata un'altra bella puntata quella odierna, siamo ritornati qui a Satriano a 2 anni di distanza e abbiamo trovato sempre Don Fontana, che è stato gentilissimo, abbiamo scoperto, insomma, alcune realtà produttive che ci sono su questo territorio. Il comune attualmente è commissariato perché non ha raggiunto il quorum, l'unica lista che si era presentata, quindi nonostante le numerose difficoltà, però Satriano è un centro operativo, un centro commerciale, un centro dove si vive bene, possiamo dire. Assolutamente sì, sia al borgo, il vecchio borgo che io ho raccontato in radici per i suoi bellissimi portali scolpiti in gran parte appunto da artisti delle serre. E allora, giornata impegnativa per quanto riguarda lo sport, io sarò a Siderno per raccontarvi appunto la partita in casa del Siderno, mentre Anna Maria Implateni sarà dislocata in Serie D, avremo collegato anche il campo della Palmese, e quindi ci ritroveremo da qui a pochissimo. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, la buona domenica e la buona giornata a tutti. Buona domenica anche da parte mia, e ricordatevi la replica questa sera in prima serata sempre sul canale 85 di Telemia. Grazie. È sempre domenica, si sveglia la città con le campane.